siamo Alice, Gianmarco e lui è nostro figlio, Josué. Gioppi. Come Gioppi? Gioppi. Al parco nell'area cani lo chiamano Gioppi. Cosa facciamo? Noi ci divertiamo a girare dei video che parlano della nostra famiglia e soprattutto delle gioie e dei dolori nel diventare mamma e papà. Ma chi te l'ha scritta questa frase? L'autore della Durso? Perché si sente? Perché lo facciamo? Ma per rassicurare gli altri genitori. Perché vogliamo dichiarare che alla fine abbiamo tutti gli stessi problemi. Ma sì, ma è normale che anche le coppie più affiatate, con l'arrivo di un bimbo, abbiano qualche piccolo screzio. Adesso mi dici perché non hai alzato la tavoletta del cesso? Perché ce l'hai tu sopra! Quando lo facciamo? Mai! Perché da quando arriva il bambino poi non si trova più. No, la domanda era su quando facciamo i video, non il sesso. Ma pensi solo al sesso? Sì. Ok, scusate. Lo facciamo due volte a settimana. Due? I video. Ma sapete perché oggi stiamo facendo questo video? Perché a volte cadono cose inaspettate. Basta un attimo. Sì, a volte anche qualche secondo. Dicevo, cose inaspettate. Guardate qua. Ok, due linee però non è ancora febbre. Perché magari se lo sbatto un po' una sparisce. No, eh? No, sono incinta. Ok, adesso devo solo dirlo alla mia famiglia. Cominciamo dal più facile. Ascolta Josué, dobbiamo parlare di una cosa importante. Hai voglia? Sì. Ok, allora tu come sai, mamma e papà ti vogliono tanto bene. Ti sto annoiando? Sì. Come sì? Josué, vuoi la sorellina? Sì. Gio, guardami, la mamma è incinta. Sì. E come sì? E lo sapevi già tu? Sì. Dai un bacio. Meno male. Quindi l'hai presa bene questa notizia? Il primo è andato, adesso però lo devo dire al capo famiglia. Allora Taki, ascoltami. Devi sapere che tra qualche mese non ci sarà più solo un bambino a tirarti i peli. Ma saranno due! Amore, sei contento? Oh, sì, sì, la mamma è ancora incinta! Ok, adesso lo dovrei dire ai miei. Però i miei non posso mica dirlo al telefono. No, perché i miei sono un po' all'antica. Allora, mi raccomando, all'altezza di Darwin vai piano perché ci sono gli autovelox e non superare comunque i 140 che sei piccola, ok? Via Bergamo 8, vola! Faccio l'aereo! Mi drogate. Adesso però lo devo dire al vero responsabile di questa gravidanza. Intimissimi? Salve. Senta, mi può passare la commessa Monica di Corso Vercelli? Grazie. Monica? Salve, senta, mi ha venduto una mutanda color provola andata male, spacciandomela come un capo inoffensivo, si ricorda? Esatto. Mio marito mi ha vista così, con quella mutanda, me l'ha strappata a morsi, adesso mi ha messo incinta e sono al quarto mese! Sa dove gliela metto la provola affumicata? Gliela infilo su per il c***o, capito? Perché lei è una brutta c***o. Bene, e adesso che lo sanno tutti... Ecco chi mancava! Dovevo dirlo a mio marito! Ciao amore! Ciao! Senti, lo sai che non ho più il ciclo? Ti ha rubato la bicicletta. Te l'ho detto, portala in cantina! Che città del cavolo! Già, ma stavo pensando una cosa. Secondo me dovremmo prendere una casa un po' più grande perché ci stiamo allargando. Ingrassi tu e vuoi cambiare la casa? Ma quella dietro, no? Ok, ultimo tentativo. Facciamo un piccolo test. Secondo te, questa notte alla nostra finestra ha bussato un albatros, un pellicano o una cicogna? C'è il trabocchetto. Sono Milano, piccione. La cicogna. Alice? Sì? Cucino io, eh? Facciamo una pasta? Sì, però non fare i fusilli. Non voglio fusilli. Ma sei incinta? Certo, mio marito non è che proprio brilli per intuito. Sì, ma anche tu. Parla chiaro. Il ciclo, la cicogna, ma bastava dire che avevi il sangue denso e le pete alte. Capivo subito. Vabbè, comunque, sulla pagina Facebook The Pozzolis Family terremo un diario della mia gravidanza. Della nostra gravidanza. No, perché nostra? Tu cosa fai nella gravidanza? Ti porto all'ospedale quando rompi le acque e non ti chiedo neanche i soldi. Ringrazio. Seguiteci, condividete e soprattutto... E soprattutto accompagnate le mogli quando rompo le acque, perché sennò i vetri... Sono...
Dicono. Ciao. Dillo.